La conferenza Electronic Arts si è aperta con la presentazione di The Sims 4, il nuovo trailer che ci mostra come gli esseri umani si possono trasformare in Sims, e vediamoci il trailer. È stato mostrato inoltre il nuovo dev diary di Dragon Age Inquisition, il nuovo capitolo della serie, in cui gli sviluppatori ci hanno mostrato le ambientazioni di gioco e tutte le novità che hanno a che fare con questo nuovo capitolo. The vision for Dragon Age Inquisition is to create an RPG the likes of which no one's seen before. That involves, I think, better player interaction, choices that matter, amazing visuals, a new level of immersion that can only be achieved with the hardware and software we have now. We're combining a vast world and a tight Bioware-style story into something that really is going to take role-playing games to the next level. We see the next generation of Bioware RPGs being all about freedom for the player. We want you to be able to take control, and Inquisition is the first step on that journey. So Thedas is a massive setting. It's just huge and varied with all different sorts of nations, rich, lush jungles, barren wastelands, beautiful forests, mountaintops. All those are available now. You can explore the world, the art's relevant. You can look under every little rock, every little bush and find something new. There's a surprise around every corner. È stato annunciato inoltre il nuovo Need for Speed Rivals, in cui è presente una nuova modalità di gioco molto simile a Guardie e Ladri. Attraverso questa modalità il giocatore avrà la possibilità di impersonare la macchina della polizia e divertirsi in agguerriti scontri contro le gare clandestine che si svolgeranno all'interno del gioco. È stato inoltre mostrato un nuovo trailer di FIFA 14, il nuovo gioco calcistico di Electronic Arts, attraverso il quale sarà disponibile una nuova modalità di gioco in esclusiva per Xbox che si chiama appunto FIFA Legends. In questa modalità ci sarà la possibilità di impersonare vecchie glorie del calcio. Grande annuncio durante la conferenza Electronic Arts è stato quello di Titanfall, il nuovo FPS che sarà disponibile per le console next gen, che ci immergerà in un mondo pieno di match. We just need to buy McCallum and Barker a little more time. Caution, you're outnumbered 2-1. Pilot, your type will be ready.
losses. Fall back and secure the evac point for extraction. Mac, what's your status? We got Barker and we're clear, but just barely. See you back on the red eye. I've sent the dropship. It'll be there soon. Come on, come on! La conferenza Electronic Arts si conclude con l'annuncio di Battlefield 4 che ci mostra il nuovo motore grafico, il Frostbite 3, che lo vediamo subito in un nuovo trailer rilasciato. La conferenza Electronic Arts si conclude con l'annuncio di Battlefield 4 che ci mostra il nuovo motore grafico, il Frostbite 3, che lo vediamo subito in un nuovo trailer rilasciato.